Questa mattina a Padova l'ex ministro Giancarlo Galan ha firmato per i quesiti referendari che vengono proposti dai radicali. Con l'occasione il parlamentare del PDL ha proposto anche una sua personale analisi politica, ipotizzando inedite alleanze a livello regionale. Il senatore Giancarlo Galan appoggia i 12 referendum dei radicali contro la giustizia e per i nuovi diritti dei cittadini. La firma stamattina a Padova negli uffici dell'anagrafe. Il mio partito ha raccomandato al PDL di firmarne 6, quelli sulla giustizia, e li firmo tutti e 12 perché sono d'accordo, non c'è niente. Poi altro motivo anche perché è uno strumento per davvero di partecipazione. L'occasione è utile per capire dal senatore del PDL dove punterà Forza Italia in Veneto. Si occorre sperimentare, innovare, si può sbagliare, per carità, ma almeno si tenta di nuovo. Ecco, vogliamo invece andare, come diceva il mio amico Giorgetti qualche mese fa, qualche settimana fa, avanti duri con l'alleanza PDL-Lega. Ecco, ma allora abbiamo già perso. Allora, Tosi non ha più un partito, perché sa benissimo che il partito di cui lui è segretario nazionale, Veneto, si chiamano loro, segretario Veneto, ma nazionale, non esiste più. Sta cercando di costruire il suo partito. Probabilmente la via che ha trovato è questa delle liste Tosi, no? Con la quale alla fine confluirà da qualche parte. Secondo me confluirà con Matteo Renzi.